Non è certo questo il momento di tirare le somme, ma un primo bilancio, sebbene parziale, può essere tranquillamente stilato. A Gubbio il Pescara ha creato poco, prima volta, e concesso troppi spazi all'avversario di turno, come già accaduto in questo primo scorcio, tecnicamente la partita più povera di contenuti. Ancora una volta approccio sbagliato, ma non solo. Ciò su cui bisognerebbe riflettere è la mancanza di solidità. Al Barbetti è vero, i due gol subiti sono stati figli di errori individuali. Sul primo sbaglia Drudi, corto retropassaggio, malgrado il generoso tentativo di rimediare, ma anche Frascatore che nell'uno contro uno con Arena concede l'interno anziché l'esterno, che sarebbe stato il male minore. Sul rigore palese l'ingenuità di Memuscei, recidivo contro Saccani della Vis Pesaro, stessa dinamica. Sarebbe tuttavia da superficiali fermarsi a questo. Il problema di fondo è un altro, la mancanza di ordine, piuttosto evidente, ma non da ieri. La difesa è spesso mal protetta, poca attenzione alle coperture preventive, a metà campo non c'è un filtro adeguato, una squadra che non gestisce come dovrebbe le transizioni negative. Insomma, a fare la differenza è sempre la distanza tra i reparti, la compattezza o meno una diretta conseguenza. Negli ultimi 20 minuti le cose sono migliorate con l'ingresso di un centrocampista in più, Diambo, passando contestualmente alla difesa a 4. Un caso? Crediamo di no. Giusto assecondare le proprie idee, ci mancherebbe, ma se non riesci a concretizzare in proporzione alla mole di gioco prodotta e alle occasioni create, non a Gubbio, devi difenderti molto meglio. Decisamente troppi i gol subiti, ben 8, per una squadra che punta a vincere. Non mancano tuttavia gli aspetti positivi. Carattere, spirito di reazione, la squadra non molla mai. Buonissima condizione fisica, probabilmente un fattore in questa prima fase. E la casella immacolata delle sconfitte, al pari di Gubbio e della capolista reggiana. Contro gli emiliani, domenica ore 17:30 all'Adriatico, comincerà una serie di scontri diretti che dirà tantissimo sulle prospettive dell'11 biancazzurro. Quindi Memuscei e compagni affronteranno l'Entella in trasferta e a distanza di 3 giorni il Modena in casa e il Siena fuori. Teramo invece a caccia del primo successo che in campionato manca dallo scorso 2 maggio. 2-0 guarda caso proprio sulla Viterbese, ospite dei biancorossi sabato prossimo alle 17:30. Meritato il pareggio conquistato a Lucca nel turno infrasettimanale. Importante soprattutto sotto il profilo psicologico perché è arrivato dopo 2 sanguinosi KO interni. Entrambe, Teramo e Viterbese, sono appaiate con 3 punti in fondo alla classifica. Motivo in più per centrare la prima vittoria in campionato.